due, and due, and stop. Di qua faccio four, three, two, passo sopra, and it's four, three, two, piccolo ma più veloce, quattro. Allora, fino adesso due, ho perso 4 kg, di centimetri in realtà non li ho presi, però ho visto dalle foto che mi sono fatta un bel cambiamento, mi sono sgonfiata molto ai fianchi. Sto combattendo i miei mostri, non voglio piangere, Jill, però ti devo dire grazie perché non so se ce l'avrei fatta senza di te e non voglio piangere, per favore. Credo fermamente che tutto è possibile. Ecco perché c'è Yes I Can. Io penso che la stragrande maggioranza delle persone sopravvivono, non vivono. E con Yes I Can io sto provando di aiutare le persone, le donne, anche gli uomini, a trovare la loro vera indole, la loro missione, la loro passione, la loro grinta attraverso che cosa? Il movimento. È ovvio, ci sono anche dei prodotti, ci sono anche integrazione, ci sono anche altri percorsi, ma la verità è che se noi cominciamo a viaggiare e credere che tutto è possibile, comincia a cambiare qualcosa radicalmente dentro di noi. Su, sollevo la gamba e molto efficace per il glutine. 8, come va? Fantastico, ma è stata meglio. Quanto mi ami in questo momento? Tantissimo, tantissimo. Sempre di più. Anche il tuo corpo? Anche quello, sì. È stato veramente un viaggio incredibile, mesi che abbiamo passato insieme seguendo 10 donne incredibili che hanno raccontato loro stessi qui su Yes I Can. E che ne dite? Andiamo a scoprire i momenti più toccanti di questo viaggio. Verdiana, sì. Tu hai detto che con questo percorso volevi rinascere. Sì. Come vuoi rinascere e perché? Allora, innanzitutto voglio iniziare a guardare me in primis e non più gli altri, quindi non più la spettatrice, ma essere parte attiva del mio cambiamento. I risultati che ho ottenuto sono stati la perdita di 9 kg ad oggi e ovviamente non ho intenzione di fermarmi. Io non so se l'avevo già detto, ma ho passato un periodo di isolamento in cui stavo praticamente sempre sola e non parlavo con nessuno. E invece adesso ho imparato a condividere, quindi condivido con il gruppo di Yes I Can, parlo di più con mia mamma, con i miei amici, col mio gruppo di lavoro. Adesso anche l'alimentazione è tornata ad essere, diciamo, un'alimentazione normale. Mi piace prendermi cura di me, quindi scelgo gli alimenti giusti, non ho bisogno di schifezze, però un conto è mangiare una cosa perché mi va e un conto è farsi una buffata, sono due cose diverse. Non mi sento in colpa e quindi per me questa è una grandissima vittoria. Io sto rinascendo grazie a te, che mi hai dato la forza di iniziare questo percorso, perché io non mi sarei data fiducia. Però grazie a te che mi hai scelta, io pezzetto per pezzetto sto riconquistando la mia vita. Riusciamo a cominciare a proteggerci, difenderci, allenarci, credere che meritiamo di avere il massimo della nostra vita, del nostro corpo, della nostra esistenza. E per questo Yes I Can è un viaggio da percorrere insieme anche voi da casa, seguendoci per vedere che attraverso il movimento giornaliero e la costanza, attraverso la nutrizione, quello sano e mirato, attraverso l'integrazione che ci dà potenziamento sui nostri processi fisiologici, noi possiamo ottenere il tutto della nostra vita e vivere più felici, perché sono convinta
assolutamente convinta che la felicità risiede dentro di noi. Non è una cosa al di là di noi, non è una cosa al di fuori di noi. Sto combattendo i miei mostri, non voglio piangere, Jill, però ti devo dire grazie perché non so se ce l'avrei fatta senza di te. E non voglio piangere, per favore. Hai una scelta in questa vita, di essere vittime o artefice. Ci sono un sacco di persone che gettano il potere della propria vita rimanendo vittime, no? Io non posso essere un successo perché i miei genitori non hanno creduto in me. Io non posso più amare perché Tizia Caio durante il liceo mi ha lasciato. Se noi rimaniamo vittime, non siamo mai capaci di realizzare il 100% di noi stessi, 100% della nostra capacità e delle nostre potenzialità. Allora, dobbiamo assolutamente, attraverso Yes I Can, renderci conto che noi siamo artefici del nostro successo, artefici della nostra felicità. Tutto quello che ci serve sta dentro le nostre mani e dobbiamo anche accettare la responsabilità nel bene e nel male di quello che ci accade nella nostra vita. It's 5, 6, 7, braccio destro, 1, 2, 3 e 4 ancora, 6, ora sinistra, 1, 2, 3, 4, 5. Ciao Veronica, come sei cambiata con questo percorso di Yes I Can? Sono cambiata di peso, sono cambiata di fisico, sono cambiata di testa. Mi piaccio molto di più, mi propongo diversamente. Diciamo che prima magari c'avevo un po' di timore perché non mi sentivo io sicura di me stessa e di riflesso mi proponevo così, come mi vedevo, un po' paurosa di come le di impressioni che potevo fare agli altri. E io tifo per voi, scusate che sono tutto. E quanti ti hanno detto che non sei all'altezza? Vabbè, parecchie, però cerco di non ricordarmeli, però se fai così mi riporto a tutti. Sono tremenda io, eh? Allora, molte persone che mi conoscono dicono che faccio piangere tutti. Però... Vero. Però lo sai che cosa bella della lacrima? È di non tenere più dentro il male. Perché i mostri e il male tenuto dentro prima o poi diventa come una spina che diventa infettato e prima o poi ci crea infiammazione e ci fa male. Chi ti ha fatto male? Ma anche da sola a volte ti fai male non stando attento alle le cose che ti circondano, diciamo, che ti fai mettere sotto anche senza renderti conto. E poi a un certo punto dici però più sotto di così non si può, cerchiamo di uscire. E allora... C'è niente, io ho un percorso anche di malattia, di tutto quanto, quindi dopo 6 anni, dopo la malattia, ho detto io non ce la faccio diversamente, allora se ce la posso fare io, ce la possono fare tutti. Io sono molto contenta che stai qua. Grazie. Perché penso che c'è una storia molto importante da raccontare. Grazie. E sono stata brava, costante e brava, devo dire complimenti a me, ce l'ho fatta. Se mi devo guardare allo specchio mi direi... Continua così e non fermarti mai, perché chi la dura la vince. E io non voglio tornare indietro, voglio andare avanti, però voglio andare avanti su questa strada che l'ho presa. Proverò di fare di tutto per andare in questa direzione. Molte persone pensano che la felicità sarà quando avranno comprato una macchina, o cambiato il lavoro, o cercato il fidanzato. Ma ti è mai capitato di essere dentro una festa? E tutti intorno di te stanno festeggiando, ballando, ridendo, scherzando, ma c'è qualcosa che manca nella tua vita e ti trovi solo o sola in mezzo alla mandria, in mezzo al gruppo, in mezzo alla folla. Per questo Yes I Can è un viaggio che io vorrei percorrere con tutti voi per aiutarvi a capire che sei di più di quello che credi e tutto è possibile. Sara, sei la nostra timida del gruppo, ok? Nostra timida. Allora, è difficile per te raccontarti? Un pochino sì. Però secondo me, da timida, sì. Tu hai tanto da dare alle persone che ci stanno guardando, perché una donna timida, spesso e volentieri, viene calcolata, la gente ti presta un'attenzione quando sei timida?
Allora, diciamo che io sono timida a impatto o se sono al centro dell'attenzione, perché poi fondamentalmente sono molto amichevole, molto socievole. Questo programma mi ha portato a pensare un po' più a me stessa, a valorizzarmi. Da quando ho ripreso in mano la mia vita non ho più problemi fisici, cioè ho risolto tutto, non ho più quei problemi di attacchi di panico, di reflusso, di ansia. Adesso sto veramente bene, in pochissimo tempo e non me la sarei mai aspettato. E adesso mi accetto di più, ogni volta che mi guardo allo specchio sono diventata anche un pochino più vanitosa, perché comunque mi piaccio. Allora, fino adesso ho perso 4 kg, di centimetri in realtà non li ho presi, però ho visto dalle foto che mi sono fatta un bel cambiamento. Mi sono sgonfiata molto ai fianchi e anche all'addome. Io consiglio a chiunque è fuori di candidarsi, perché è un'esperienza che secondo me ti cambia la vita. E basandomi sulla mia esperienza, da una persona, come dicevi, timida, insicura e che aveva paura ad esprimersi, ora io mi sento sicura, meglio con me stessa e soprattutto so quello che voglio, perciò ho preso un po' consapevolezza di me e quello che voglio dalla vita. Sì o no? Allora proviamo, attraverso Yes I Can, di scoprire la nostra forza, di accettare la nostra responsabilità del nostro benessere, di cominciare con costanza, dedizione, grinta, di affrontare i problemi della nostra vita superandoli passo dopo passo. Perché uscendo dalla mia zona di comfort io divento artefice del mio successo, io divento proattivo dei miei risultati e dopodiché divento veramente vincitore di me stessa, perché quando io accetto la mia responsabilità e accetto il mio potere, io diventerò assolutamente il massimo di me stessa. Di fianco, seduto proprio, sulla parte più importante del gluteo, incrocio le gambe, ok? E sollevo e scendo, e sollevo e scendo. Dani, perché mi guardi così? Mi stai guardando male? Lo stai facendo bene? Mi piacerebbe. È faticoso. Quando è l'ultima volta che abbiamo fatto sport? Tre anni fa. Con pesi, con chili in più, menopausa in più, tante cose in più. E oggi che cosa ti stai sentendo? È il primo giorno proprio che sto riprendendo qui con te, adesso, in questo momento. Ed è bello, è una grande soddisfazione, faticosa, però c'è un obiettivo importante. Parte del mio concetto è perché non? Io avrei tranquillamente potuto farvi un allenamento strappalacrima, ma non è né sicuro, non è sano e non è quello che... Noi non siamo qui per fare la maratona dello sport, si potrebbe tranquillamente fare, ma il concetto di Yes I Can è un po' diverso. Noi siamo qui per affrontare lo sport come mezzo, il mezzo deve essere piacevole, se il mezzo è una tortura, Non ti viene spontanea la voglia di continuare o sbaglio, no? Diventa più difficile di continuare. Io mi sono candidata per fare Yes I Can per ritrovare la Daniela di un tempo, la Daniela iperattiva, la Daniela sportiva, la Daniela che ha voglia di muoversi continuamente. Non la Daniela che sta ferma e che fa la passeggiata col cane, però lì si ferma la sua attività fisica. E voglio ritrovare quella voglia di allenarmi, quella grinta che avevo nell'allenarmi, che mi piaceva tanto e che adesso non ce l'ho. È la vita che ci deve essere sempre, a qualsiasi età.
perché noi invecchiamo anagraficamente, però in realtà, certo, a meno che non ci siano problemi particolari, insomma, tutto il resto si può fare. Yes, I can, si può fare, perché siamo vive. Finché c'è vita c'è speranza per tutto, quindi siamo vive e dobbiamo vivere. Daniela vuole fare un augurio a se stessa di affrontare ogni giorno come fosse il primo giorno della nuova vita, non l'ultimo, il primo, perché c'è un grandissimo percorso davanti a me da dover fare, ma in tutto. Questo è il mio augurio, di avere sempre questa voglia di andare avanti, di vivere pienamente ogni istante della mia vita. Due, uno, faccio due volte due, faccio due, singolo, per quattro, faccio quattro, tre, due, doppio, due, singolo, quattro, faccio four, three, two, due, due, singolo. Yes, I can è un viaggio a tanti livelli, psiche, mente, emozioni, spirito, corpo, unito per farvi riscoprire che vuol dire essere vivi. Patrizia, come va? Bene. Una donna di poche parole. Allora, sei felice? Sono serena, felice non parolone. Allora, posso essere felice un momento, penso che sia più importante essere sereni, in pace con se stessi. La felicità è più qualcosa di passeggero. Di passeggero, istantaneo. Io lavoro con online, con i social, quindi conosco tantissimi programmi, allenamenti, metodi, li vedo. Però quello che io mi rendo conto è che il più completo è il tuo, cioè tu aiuti le persone anche a superare quell'impasse a livello psicologico, che è fondamentale, perché poi il corpo e mente viaggiano insieme, cioè si influiscono l'uno con l'altro, a parte poi l'ottima qualità dei prodotti, dell'abbigliamento. Cioè, io consiglio, Jill Cooper è veramente un brand, oltre a una bellissima donna, una bellissima persona. Il bello è che voglio ancora approfondire, cioè nel senso sto entrando nel mood, diciamo, sportivo, crescere a livello sportivo. Questa è una sfida che sto facendo con me stessa, perché in realtà mi è sempre piaciuta questa cosa qua. Nel momento che raggiungo una cosa già ne devo raggiungere un'altra. Vai con le spalle. Devi raggiungere un'altra cosa. Sì, non mi sento mai, cioè, completamente arrivata, sicura. C'è sempre, cioè, ogni giorno c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. Cioè, se uno vuole, è così. Allora, io auguro a Patrizia di continuare questo percorso, di approfondirlo sempre di più, con tenacia, di andare avanti, perché ogni giorno è un percorso, sono sicura che mi riserverà tante, tante sorprese. E quindi di non abbandonare questo percorso, di non abbandonare Jill Cooper, che è stata una fortuna che io ti ho incontrato. Tu sei più forte di quello che credi. Tu sei più importante di quello che credi. Hai una missione da compiere su questo pianeta per aiutare non solo te stesso, ma tutti quanti intorno a te. Allora, c'è un critico interiore che costantemente ti devasta di bugie. Ti dice non sei abbastanza alto, intelligente, bello, simpatico. Non lo so quello che ti dice, ma ognuno di noi ha il critico interiore e questo critico va veramente guinzagliato. Lo dobbiamo imbavagliarlo. Non devi più criticarci, perché quel critico ti sta rallentando l'opportunità di migliorarti, l'opportunità di allenarti, l'opportunità di mangiare bene. Perché facci caso, il critico diventa una scusa per trattarti con disrispetto, no? Una scusa per non allenarti. Sono stanca, sono triste, sono depresso. Scuse.
basta ascoltare il critico, basta ascoltare i mostri, ricordati che veramente tutto è possibile e dobbiamo amarci da ora in poi. E con Yes I Can stiamo proprio provando di scoprire come farlo al massimo. Io voglio che voi capite sempre da dove sono partita, perché solo con l'onestà io posso aiutare le persone ad amarsi di più, perché veramente ci ho passato le pene dell'inferno per arrivare dove sono oggi. E queste sono parole molto importanti, ragazzi, perché forse tutti quanti oggi dicono: io pensavo che dovevo dimagrire qua. Invece no, ti dico che se tu impari impari di amarti, il fisico si gestisce da solo. Esattamente, il minuto. Possiamo dire tutti quanti: mi amo, mi accetto come sono? Uno, due, tre. Mi amo, mi accetto come sono. Prova. Tenta. Mi amo e mi accetto come sono. Respiro. Mi amo, mi accetto come sono. Mi amo e mi accetto come sono. Che cosa senti? Male. Perché? Perché ho in realtà un passato che penso che, bene o male, le cose che accomunano tutti, lutti familiari, amori persi, autostima non pervenuta, bullismo dall'età dell'asilo a crescere, medie superiori, lavoro. E io sinceramente penso di essere una persona che mette il cuore. Due, and, stop, di qua, faccio 4, 3, 2, passo sopra, and it's 4, 3, 2, piccolo ma più veloce, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 2, and up. Non pensavo di rincontrarti e che mi avresti cambiato la vita. Ti voglio ringraziare per questo, sei stata veramente fondamentale. Avevo promesso di non piangere, ci sto quasi riuscendo, ma ti garantisco che ho la pelle d'oca. Sei una persona fantastica, e i tuoi webinar mi hanno aiutato a cambiarmi e adesso, se a 33 anni sono quello che sono, è anche grazie a te. Sono soddisfatta, ti voglio bene, spero di continuare a fianco a te ancora per tanto, tanto tempo. Se il Gil non ci fosse, sì, dovessimo inventarcela, perché il mondo è migliore con Gil, ve lo dico perché l'ho conosciuta. E perciò ti voglio dire davanti a tutti che ti voglio veramente bene e grazie per quello che hai fatto per me. Sei una persona unica. Unica cosa devo dire, grazie Yes I Can, però grazie Gil, grazie di tutto. Yes I Can, giuro che continuo.